L'Italia è più che uno stato membro del CERN. L'Italia è uno dei 12 paesi che ha fondato il CERN 60 anni fa, appena dopo le macerie della Seconda Guerra Mondiale, un momento di aggregazione per la vita scientifica europea. Ha aiutato a crescere questo laboratorio, che oggi è il più grande laboratorio al mondo in fisica delle particelle. È un centro in cui scienziati da tutto il mondo e giovani da tutto il mondo vengono per studiare l'essenza più intima della materia. L'Italia è uno Stato membro, quindi partecipa a queste ricerche con i suoi scienziati, i suoi tecnici tecnologi, i suoi ragazzi, che vengono qui ben preparati, devo dire, dall'Università Italiana e che collaborano con i più giovani e più bravi, pari età provenienti da tutto il mondo, formandosi per la vita futura. Il contributo italiano al CERN, alla fisica delle particelle, è coordinato in Italia da un ente pubblico, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con staff proprio oppure personale associato dall'università, che si associa all'INFN per fare le ricerche in fisica delle particelle, fisica nucleare o astrofisica. L'Italia, essendo uno Stato membro, è anche uno dei proprietari di questo laboratorio. Il CERN è un laboratorio unito con condomini, vari Stati europei, 22 in questo momento. E quindi questo è un pezzo d'Italia.